mai capitato, stampavo le tabelle che avevo predisposto dopo veramente parecchio lavoro da portare qui, e me ne sono accorto che alcuni importanti non l'ho stampato. È arrivato ieri sera alle 8, non ero pronto. Più vicino al momento. E quindi è un peccato, perché normalmente io non racconto le cose, ma cerco di dargli, di dare quanto io dico una base numerica. E mi dispiace, quindi vado un abbraccio su quelli che sono quegli aspetti importanti. E un paio di premesse, anche se i minuti che mi sono dati sono pochi. Io non sono contrario all'esistenza di un settore, tra virgolette, integrativo insieme al Servizio Sanitario Nazionale. Quello cui sono contrario è semplicemente come si è sviluppato, come è, come si propone. Che però possa esserci, diciamo, una in prospettiva un mix del tipo lo Stato, finanziamento pubblico, universale, tutte queste cose che volete, di cui io ovviamente da sempre aderisco, e poi risorse che non passano attraverso lo Stato. Però bisogna vedere come, perché il problema è tutto quanto lì. Come è accaduto in Italia, e voi sicuramente conoscete la storia del Servizio Sanitario Nazionale come me o meglio di me, praticamente è che non vi sono state delle grandi scelte di fondo. Tutto quanto si è evoluto così, un pezzo dopo un pezzo, dopo un altro pezzo, dopo un altro pezzo, e via dicendo. Perché abbiamo un sistema che per certi aspetti ce ne deve essere soddisfatti, perché produce buoni risultati, eccetera, eccetera. Però sotto vari profili veramente strani. Poi spero che vi sia tempo per dire qualcosa, strano almeno comparativamente rispetto a quella di una certa razionalità o evidenze di letteratura, contraddizioni, congruenze interne, via dicendo, no? Spero di poter dire qualcosa. Quindi questo lo voglio dire perché l'ultima cosa che ho scritto sostanzialmente era una critica all'attuale stato della situazione dei cosiddetti fondi integrativi. Cioè, vuol dire, il primo capitolo, non c'era il secondo, perché qualcuno mi poteva chiedere, sì, ma allora tu che suggerisci? Che poi qualcosa, come dire, in termini di proposte o opzioni bisogna averle, non si può dire solamente distruggere, bisogna dire sì, ma tu come rifaresti il pazzo, sostanzialmente. E quindi, in un certo senso, facevo questa premessa proprio per questo motivo, cioè non è che io sia contrario, ma certo, se rimane così com'è, vedo anche risultati positivi, ma un sacco di risultati negativi, solamente dal punto di vista, diciamo, macro, cioè collettivo, di quello di una funzione di benessere collettivo, come dicono gli economisti. Ancora una piccola cosa la voglio dire. Qualcuno citava la storia della rinuncia alle cure. Io veramente sono rimasto scandalizzato una volta, perché voi che... io seguo queste cose, nonostante ormai... sia in pensione, ma non sono morto, nel senso che faccio esattamente quello che facevo prima, nel senso che a un certo momento, che c'è in Italia praticamente, e che questa è una cosa importante, come si conosce quello che succede in Italia? Sembra un problema da poco, ma è un problema enorme questo, perché una analisi che voglia essere sostenuta, suffragata, deve poter possedere un patrimonio conoscitivo indipendente, oggettivo, ok? Allora, esiste il welfare, esiste il festival del welfare privato fatto dalle BMS. 3.000 persone praticamente forniscono dei libri e gente che va a parlare, compresa anche alcuni accademici che tra virgolette, lasciamo stare, poi non è niente, nel senso che non mi sarei aspettato qualcosa di diverso da quelle bocche delle posizioni dei loro cuori, no? Poi esiste una cosa analoga che fa le generali, poi esiste Unisalute che ne fa un'altra. E poi esiste, un giorno sì e un giorno no, l'inondazione di informativa su tutti i quotidiani, la televisione, tutta quanta una serie di cose. L'ultima, eccola qua, il Sole 24 Ore del 20 ottobre, plus boom dei fondi sanitari, manca trasparenza e via dicendo, una serie di tabelle, di dati, eccetera. Allora, uno che voglia essere informato, dove attinge l'informazione che non sia informazione di attori o stakeholders? Non c'è, non c'è. Io mi sono fatto un mazzo grosso,
per poter mettere insieme l'anno scorso spezzoni di conoscenza che si trovano in fonti Istat che non sono nate per rispondere a questo problema, sono indagini fatte per un motivo in cui casualmente ci stanno tre domandine che dicono una cosa che interessa l'argomento. Me le sono viste tutte, non solamente le ho viste tutte, ma non le ho viste nelle tabelle che pubblica l'Istat. Mi sono scaricato i file, i microdati, con un grande dispendio di energia, e me li sono analizzati per farli parlare secondo quello che mi interessava. Per esempio, qualcuno ha citato la rinuncia alle cure, 12 milioni, 11 milioni, due numeri all'otto praticamente, io volevo proprio giocare questi numeri qui. Sono andato a vedere le tabelle dell'Istat. Prima cosa, la rinuncia alle cure riguarda tante ragioni, i mezzi di trasporto, riguarda non c'avevi i soldi, riguarda stava lontano la struttura, tante cose, no? Quando vai a vedere la rinuncia per motivi economici viene il 7%, ma il 7% di una popolazione di 45, perché la domanda di quel questionario è rivolta alle persone che hanno più di 15 anni, quindi sono poco più di 3 milioni. Poi mi è venuta una curiosità. Innanzitutto c'è da dire che se questi hanno rinunciato a una prestazione, era una prestazione a pagamento, perché non vuol dire automaticamente che tu non la puoi avere la prestazione, magari dopo tre mesi ma la puoi avere in parte pubblica perché sta nei LEA. Ci ho detto, sono 3 milioni, poi mi è venuta una curiosità, e la curiosità era la seguente: ma chi sono questi 3 milioni praticamente? Sono vecchi, sono poveri, sono malati, non sono malati, e via dicendo. Insomma, di questi 3 milioni e passa, quelli che dicono di essere malati o con una malattia cronica o che hanno un cattivo stato di salute sono 700.000 persone. Quindi questo problema della rinuncia alle cure per motivi economici, di prestazioni che si potevano ottenere ma che tu avresti non voluto ottenere nel pubblico ma prendere privatamente, riguarda una piccolissima parte della popolazione, non significa niente. Mi senti dire a questi convegni gli italiani rinunciano alle cure, siccome gli italiani rinunciano alle cure bisogna mettere in grado tutti quanti di loro rinunciarci, diamo a tutti un fondo sanitario integrativo. Ma chi lo fa il fondo sanitario integrativo? Cioè, ma detto da gente che va in televisione, cioè da grandi intellettuali e via dicendo. Allora, dicevo questo, e poi ci sono tante di queste piccole cose, no? Che il problema dell'informazione è un problema grosso, perché per poter fare una valutazione sui costi e benefici, sugli effetti perversi o sugli effetti non perversi, bisogna avere dei materiali in mano, perché altrimenti chiunque va andando a un convegno in televisione, dato che si chiama Pinco Pallino, dice una cosa e dice una cosa, pappagallo, te la ritrovi su tutti i giornali. È veramente una situazione da questo punto di vista insostenibile. Ora, veniamo un attimo invece alla mia presentazione. Io devo parlare, diciamo, di questa problematica, no? Previdenza sanitaria integrativa. Qui bisogna veramente intendersi, nel senso, ma il primo argomento da affrontare, ma di che stiamo parlando? Qual è l'oggetto dell'indagine, l'oggetto dell'analisi, il problema? Qual è? Previdenza sanitaria integrativa. Allora, innanzitutto, è un fatto previdenziale, riguarda sanità ed è integrativo. Ora, sta parola integrativa già ti dice che deve essere un qualche cosa che integra un'altra cosa, no? Allora, uno cerca di declinarlo in termini concreti per vedere di che cosa si tratta. Io sono fissato, ormai c'è scritto un libro già del 1997, praticamente sulla materia, il primo che apparso in Italia, in effetti le prestazioni che offrono, diciamo, questi soggetti sono prestazioni che non sono integrative, sono prestazioni che sono esattamente quelle che dà il Servizio Sanitario Nazionale, quindi non integrano quelle, non ti dice perché come devi integrare, via dicendo. Quindi di che cosa stiamo parlando? Il tema si chiama previdenza integrativa. Noi stiamo principalmente parlando di quelli che io voglio chiamare terzi paganti privati. Perché poi chi si chiama fondo, chi si chiama società di mutuo soccorso, chi si chiama quello, chi si chiama quell'altro. Invece se parliamo di terzi paganti privati, noi abbiamo il quadro completo, perché ci sta le imprese di assicurazione che sono terzi paganti privati, fanno questo mestiere. Poi ci stanno i cosiddetti
altri enti, quelli che vengono chiamati fondi, che sono varie fattispecie, che hanno anche riferimenti legislativi diversi e trattamenti diversi, sono, non abbiamo esaurito le cose, perché ci stanno due novità. Una è le imprese d'assicurazione non vendono più solamente polizze individuali o polizze collettive. Le imprese d'assicurazione promuovono la costituzione di fondi oppure gestiscono fondi tramite società di gestione, che è una cosa nuova, non c'era prima. Quando si ha i convegni ti trovi che c'è sta gente che tu non hai mai visto, non hai mai conosciuto, diciamo che non è dell'ambiente, e sono amministratori delegati, direttori generali di quelle che sono le TPA. Le TPA sono le third party administrators, cioè società commerciali che ad esempio vanno nelle aziende e dicono guarda c'è la legge che dice che ci stanno i benefici fiscali per dicendo quanti dipendenti c'è? 3.000, guarda, io ti faccio l'analisi del rischio e ti faccio un prospetto di piano mediante il quale tu puoi fornire un fondo oppure un'assistenza sanitaria a certe regole via dicendo. Questi sono attori stakeholders, quindi è diventato un mondo veramente molto 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 variegato. Quindi rimaniamo al punto, terzi paganti privati che sono di natura commerciale, di natura non commerciale e a loro volta molto differenziati in via dicendo. Ora parlare di terzi paganti non è solamente aver trovato, come si dice, un termine che riassume veramente tutto, no? Perché non li chiami più fondi sanitari integrati, anzi io proibirei stasera se integrati un collegio, insomma, ognuno ha un nome e cognome per quello che è, non per quello che dice che potrebbe essere, che poi non è, via dicendo. E quindi molte fattispecie continuano via dicendo. Ora io ho provato a dire sì, ma quanti sono? Guardate che il problema della dimensione del fenomeno è un problema enorme, perché ma ci troviamo di fronte alla situazione per cui sono piccole realtà magnificate sulla stampa e via dicendo, oppure è un fenomeno grosso e che sta crescendo e che crescerà sempre di più. Uno che fa, abbiamo da proviamo a contare. È una parola contare perché le imprese d'assicurazione le conti, perché ci sta l'AMIA, che è l'associazione praticamente che fa l'annuale con tutti i numeri e via dicendo. I fondi che esistono. Esiste quella storia dell'AMIA che i fondi sanitari integrativi, cioè, i cui dati non sono pubblici, i cui dati non sono pubblici. Si possono ottenere su richiesta, io ho appena un sacco l'anno scorso per ottenere la tabellina, alla fine ce l'ho avuta e mi è arrivata una tabellina in cui sembra che erano l'anno scorso, al 2016, 305 di questi fondi, no? Di cui solamente 8 sono fondi, chiamiamo quelli DOC, quindi l'altro sono tutti quanti non DOC, e via dicendo. Però qua non ho capito se poi stati erano al 2015 o 2016, ma poco importa questa cosa qua, a un certo momento però, ma quanti sono oggi questi fondi? Boh, leggo. Sulle 24 ore che sono 325, ora non cambia il fenomeno se da 305 sono 325, ma chi gliel'ha detto a questi che sono 325? Perché questi del Sole 24 ore citano l'anagrafe tributaria, sono chiusi 325 fondi. Io una settimana fa ho telefonato, scusi ci stanno aggiornamenti, no ma guardi tutto così, vedremo, ma qua faremo, eccetera, eccetera. Allora, quindi diciamo che il numero è quello comunque sia, ma la grande difficoltà da avere questa cosa, no? Altra, le imprese d'assicurazione, diciamo l'80% del mercato delle polizze è in mano a 10 imprese, i grossi si sa, sono Generali, Con Salute, BM, Allianz e via dicendo. E che funzione svolgono questi terzi paganti? Beh, principalmente svolgono una funzione di terzi paganti, di finanziamento, ma non solo. Cioè la novità, come dicevo prima, era quella che sono entrati nel mondo della produzione, diretta o indiretta. Cioè alcuni di questi, avevano tentato già in passato, ma alcuni di questi hanno anche proprie strutture, no? Oppure procedono tramite convenzionamento. Qui c'è stata una cosa molto interessante col convenzionamento, che ovviamente questi terzi paganti hanno anche problemi, così dice, di equilibrio del bilancio, soprattutto se sono di natura assicurativa. Quindi che cosa fanno? Devono fare l'analisi di legittimità della richiesta di rimborso che viene inviata. Oppure se tu hai quella diretta che va in una struttura che viene rimborsata a tariffa. Sono in dissidio con i produttori, perché i produttori non vogliono accettare i controlli. Ad esempio, io lo seguo nel dettaglio, insomma, praticamente. Ai produttori non piace perché
i privati riescano a fare verso gli erogatori di servizio sostanzialmente quello che talvolta il Servizio Sanitario Nazionale non riesce a fare con i suoi produttori praticamente, perché quelli ci hanno incontrato la parte ma il bisogno del convenzionamento, quelli si devono convenzionare perché poi se no non c'hanno i clienti e via dicendo, insomma. Però è una cosa nuova. L'altra cosa nuova è l'accenno, che penso che la Granaglia forse più di me, perché so che aveva un ballo in una ricerca di genere. Guardate che ci sta una cosa nuova, nuova, non sono solamente i benefici, cioè il welfare aziendale. Il welfare aziendale è un motore, il più grosso che ci sia, di crescita di questo settore. E quello è il motore. Basta leggere i giornali, praticamente a un certo punto il forum dei metalmeccanici, 1 milione di iscritti. Che ho finito. No, vai avanti, di qualche minuto in più No, va bene, insomma. No. Mi fermo su questo, volevo semplicemente dire praticamente alcune cose, qual è la maggiore, una delle maggiori idee che si può fare a tutta questa aggregata sostanzialmente. Vi sono grandi evidenze, ho tabelle prese da indagini, cioè non ho prodotto io, qualcuno mi ha pagato per produrre, incentivare il consumo assicurati mediamente 35%, 40% di quelli che non sono assicurati sulle prestazioni. C'è da dire che gli assicurati continuano ad andare, soprattutto per gli ospedali in parte pubblica, poi pubblica convenzionata oppure privata a pagamento, quindi il loro comportamento di consumo è un comportamento di consumo che per l'ospedale è questo, mentre per, e questo è un punto critico, per la diagnostica, visto gli specialisti che diagnostica se ne avvalgono parecchio. E si può dire che il settore privilegiato è quello lì, cioè quello delle visite specialistiche e della diagnostica. Ma altra cosa importante è la faccenda dei benefici fiscali. Io ho fatto un calcolo che non so quanto è preciso, ma grosso modo questi benefici fiscali che riguardano gli oneri deducibili, quelli deducibili, poi i deducibili sono quelli che hanno i fondi, no? Oneri deducibili, calcolando che da parte dei datori di lavoro il 30% di quello che versano è diciamo, beneficiato fiscalmente e il 40% invece di quello che versano i lavoratori, una media del 35%, siccome le entrate dei fondi sono 2,5 miliardi, grosso modo sono 875 milioni, mentre per le detrazioni, anche qui le detrazioni prevedono 800 milioni, cioè quasi 2 miliardi sono i benefici fiscali. Però voglio dire, un calcolo approssimativo. Non abolendo di quanto rimediamo? Abolendo di quanto rimediamo? Lo Stato non avrebbe una spesa fiscale di un paio di miliardi. Però ecco qui. La commissione Barella fa 2 miliardi, è passato 3 miliardi. Non ci giuro su questo. La commissione Barella fa più alto, esatto. Comunque sia, rispetto anche alla proposta. Anche rispetto alla proposta che si vuole fare, diciamo. Togliamo i benefici fiscali a quelle situazioni che offrono prestazioni sostitutive, no? A parte il fatto che non è semplice analiticamente, operativamente fare una distinzione tra le due cose, però come fai? Io faccio un esempio, cioè politicamente come si fa? Il fondo sanitario dei dirigenti universitari c'ha 300.000 euro. Esiste prima del Servizio Sanitario Nazionale, quelli praticamente hanno il mio ricercato, tutto quanto, c'è il welfare aziendale, milioni di metalmeccanici, via dicendo, ma come si fa praticamente, come dire, a andare contro tipo 14 milioni di persone che godono di queste cose? Non è una semplice cosa da fare. Seconda cosa, ma siamo sicuri che la soluzione praticamente, anche riconoscendo dei meriti a questa idea, a questa ipotesi, a questa proposta, poi sia questa la soluzione del problema. Il problema è semplicemente un altro. Però in due parole queste le voglio dire. Cioè, lo Stato ha il Servizio Sanitario Nazionale, ma il Servizio Sanitario Nazionale, per forza di cose, essendo un servizio pubblico, deve obbedire ad uno standard di fornitura. Deve stabilire qual è la fornitura, lo fa con idea, lo fa con una serie di cose, no? D'accordo?
Ora, può essere pure che questo standard di fornitura rispetto, diciamo, al cambiamento di clima sociale, agli orientamenti culturali, alle esigenze delle persone, a tutta quanto un'altra serie di cose che sono fattori oggettivi, diciamo, non può mai corrispondere a quelle che sono, come dire, esigenze delle persone. Faccio un esempio, giusto che è un paradosso, però rende il concetto. Ma se è vero che nella medicina si va verso la medicina di precisione, verso la medicina personalizzata, ma la medicina personalizzata come si concilia con una medicina standardizzata? Era il tempo scaduto, non era il cellulare. Okay. Come si concilia? Nel senso, questo per dire che altri fattori no, ma voi seguite tutta la problematica delle innovazioni tecnologiche, le innovazioni tecniche, i farmaci, qui l'intervento sui geni, tutte queste cose qua praticamente. È chiaro che si va presto una situazione in cui, come si dice, la medicina, l'intervento della medicina nel senso diagnostico e terapeutico, io non sono un medico, quindi parlo per aver letto cose, letteratura, questa roba qua, sostanzialmente, come dire, porrà delle sfide enormi, nel senso che bisognerà rivedere per forza la copertura della componente pubblica. Io la metto lì in maniera semplice, ma se devi dare farmaci oncologici, quello del diabete, quello che l'altra cosa non sa più di soldi, di dicendo, già subito, magari fanno spammiare dopo, ma forse l'aspirina, tutta una serie di prestazioni, eccetera, quelle, fermo restando che devi dare, assicurare a chi non c'ha i soldi, queste possono andare da un'altra parte, cioè si può vedere in maniera diversa. Cioè io credo che esistano alcune regioni che in parte riguardano l'invecchiamento, la cronicità, l'innovazione tecnica e tecnologica che è il più potente fattore di incremento della spesa, acclarata in tutta quanta la letteratura. Questo pone delle sfide, per cui ti deve porre un problema, ma lo Stato che fa e dove arriva? A questo punto ci sta uno spazio, diciamo, per le risorse private. Quindi il problema è come impieghi queste risorse private. E la soluzione non può essere semplicemente quella di dire togliamo le sostituzioni di qua, prendiamo 1 miliardo di qua e mettiamo dall'altra parte. Magari va bene pure farlo, ma non è una soluzione sistemica.